stavamo considerando prima di questa pausa caffè, stavamo considerando il fatto che Davide mangia questi pani della proposizione che sono destinati solo ai sacerdoti, li mangia con i suoi compagni e abbiamo visto dunque che il criterio di Gesù è prima la vita, poi le leggi morali, perché le leggi morali sono tutte orientate al rispetto dell'esistenza. Ripeto, l'unica eccezione riguarda il martirio. Alla linea 58, se ci mettete una D maiuscola a quel avide, non sarebbe niente male. Bene, poi c'è una seconda motivazione che Gesù porta. Il figlio dell'uomo è signore del sabato. In altre parole, Gesù dice, guardate che io sono al di sopra della legge. E quindi ho l'autorità non solo di trasgredire la legge quando può essere trasgredita, ma ho anche l'autorità di insegnarvi come e quando la legge può essere trasgredita per un bene maggiore. Questo è il significato di quella frase. Infine, al versetto 9, la guarigione dell'uomo dalla mano inaridita, noi abbiamo un altro criterio. Siamo alla linea 60. Gesù disse loro, domando a voi, è lecito in giorno di sabato agazzopoiesai oppure cacopoiesai? Poieo vuol dire fare, agazzos bene, cacos male, fare del bene o fare del male. Provate ad osservare con la legge del parallelismo che cosa vuol dire fare del bene, salvare una vita. E fare del male, sopprimerla. Il verbo italiano è eccessivo, perché se andate al greco, l'ultima riga del greco, l'ultima parola dell'ultima riga del greco dice apolesai. Apolesai significa perdere, non significa sopprimere. Sopprimere è, diciamo così, una sottolineatura. Quindi salvare una vita o perderla. Dunque, quello che noi notiamo è questo. Per Gesù la vita è fondamentale. Vorrei farvi notare un'altra piccola cosa. Sempre in greco l'ultima riga, la prima parola, è psiche. Penso che non abbia bisogno di tanta traduzione, psiche. Basta cambiare l'accento e diventa parola italiana. Psiche. In greco psiche può dire tante cose. Può dire anima, può dire mondo interiore, può dire mente, però c'è da dire che questo non è un greco greco, questo è un greco di traduzione. Sotto la parola psiche, nella lingua ebraica, c'è la parola nefesh. Nefesh è la gola, è il respiro. E nel mondo ebraico dire il mio nefesh equivalrebbe a dire io. Nefesh, il mio nefesh, nafshi, cambia le vocali.
Nafshi equivale a dire Ani, io. Quindi quando noi troviamo questa parola bisogna sempre essere molto attenti perché ha vari significati, vuol dire anche vita, nefesh, proprio perché si parla di gola, dove passa il respiro. E quindi la traduzione salvare una vita o perderla o sopprimerla è una traduzione corretta. Non si può dire salvare un'anima perché la mano non è un'anima. Bene, c'erano queste due o tre cosucce da evidenziare perché era corretto capire qual è il messaggio di Gesù. Fare del bene o fare del male significa salvare una vita oppure perderla. Teniamo poi presente un altro dato, perché Gesù va contro il sabato per salvare la vita, per salvare la persona, perché se noi leggiamo, siamo alla linea 62, le due redazioni del comandamento, quella di Esodo e quella di Deuteronomio, circa il sabato, noi troviamo due spiegazioni diverse. In Esodo si dice tu devi osservare il sabato perché Dio ha lavorato 6 giorni, tu lavori 6 giorni. Dio nel settimo si è riposato, tu nel settimo ti riposi. In Deuteronomio 5 invece si dice così, tu devi osservare il sabato, devi astenerti, cioè di qualunque lavoro, perché Dio ti ha liberato dal lavoro coatto in Egitto, sì, tu una volta per settimana fai la stessa cosa con i tuoi schiavi. Se notate, in tutte e due le versioni, pur avendo motivazioni diverse, fondamentalmente però dicono la stessa cosa. Tu il giorno di sabato devi imitare Dio. Dio si è riposato dopo la creazione, tu lo imiti e ti riposi. Dio ti ha liberato dalla schiavitù, anche tu liberi dalla schiavitù i tuoi schiavi. Dunque il sabato, Gesù concluderà, non in questo passo, il sabato è a servizio dell'uomo, non l'uomo a servizio del sabato. Stando così le cose, è chiaro che io devo adoperare il sabato a favore dell'uomo. In questo caso, qual è il favore dell'uomo? La guarigione della mano. Bene, questo comandamento di Gesù, fare del bene, è ricaduto in maniera estremamente interessante nella Chiesa nascente. Prendiamo solo due esempi, la prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetto 20, siamo alla linea 64, dice «Che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se, facendo del bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio». Se voi notate, la linea 65, il fare del bene, è espresso in greco con lo stesso verbo che noi abbiamo trovato nell'episodio della mano paralizzata, agazzo poiero. Questo fare del bene è diventato dunque una legge per i credenti. E fare del bene riguarda sempre la salvaguardia della vita delle persone. Tenendo presente che la parola vita implica un fascio di vite, fisica, psichica, affettiva, culturale, spirituale e via di questo passo. Fare del bene significa promuovere uno di questi aspetti. Se si riesce tutti, meglio ancora, in sé e negli altri. C'è un altro brano interessante che è la terza lettera di Giovanni, ha un solo capitolo, al versetto 11,
Carissimi, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene, stesso verbo. Ragazzo Poliero, è da Dio. Chi fa il male non ha veduto Dio. Allora, chi fa il bene vuol dire che ha veduto Dio. E dove lo hai veduto? Cucù. Diventerete biblisti, per il momento non lo siete. Se fare il bene significa salvare una vita, cioè promuovere la vita, uno di questi aspetti della vita o tutti, e in questo caso si vede Dio. Dando la logica del testo, chi fa il male non ha visto Dio, chi fa il bene, per converso, ha visto Dio. Ma io quando vedo Dio? Al capitolo 25 di Matteo, voi ricorderete, quando Gesù dice il re raccoglierà tutte le genti, pecore, capri. Ma quando ti abbiamo fatto questo? Quando l'avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli? Cioè Dio si fa presente nel bisognoso. Ma il bisognoso è antipatico. Questa è la figura esterna, ma lì c'è Dio. Non dobbiamo mai dimenticarlo. E Giovanni lo mette in evidenza. Bene. Vediamo il terzo brano, capitolo 6, versetto 27-35. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Ora, questo testo che abbiamo appena ascoltato, vorrei che voi lo contemplaste un momento. Al versetto 27, voi provate, amate i vostri nemici, fate del bene. Ci siete? Sì. Andate al versetto 35. Amate invece i vostri nemici, fate del bene. Questo fenomeno come si chiama? Inclusione. D'accordo? Fate un saltino alla linea 70 e così capite il testo. Alla linea 70 voi trovate quell'agapate tus extrus, amate i vostri nemici, calos poieite, fate del bene. E la stessa frase è la linea 74. Se poi osservate bene il testo, notate che dal versetto 28 al versetto 30 ci sono sei antitesi. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, che vi percuote sulla guancia, offri anche l'altra, che vi strappa il mantello, eccetera. Ci siete? Poi trovate la regola d'oro, al
al versetto 31. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Poi trovate tre esemplificazioni che sono scandite da questo ritornello. Quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori. Quindi voi avete qui una specie di struttura concentrica. All'estremità, amate i vostri nemici, fate del bene, poi procedendo verso il centro, sopra avete le sei antitesi, sotto avete i tre esempi e al centro avete la regola d'oro. Cosa dice questa struttura? Prima di tutto dice che qui si sta parlando solo dell'amore per i nemici, non si sta parlando di altri, di altro tipo di voler bene. La seconda cosa, questo amore per i nemici serve a Gesù per dire che cosa? Per dire la linea 72. Perché nella struttura concentrica ciò che è importante si trova normalmente, non sempre, si trova al centro. Tu cosa desidereresti che gli altri facciano per te? Questo è ciò che tu devi fare per i nemici. Capite che la logica che regge questo testo non è l'affetto. Io non provo nessuna emozione positiva per il mio nemico. Come faccio ad amarlo? Cristo non ti sta chiedendo questo. Chiaro, l'affetto è un'altra cosa. Cristo ti sta chiedendo di fare. La regola d'oro dice: e come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Fare. Allora l'amore per i nemici è un fare qualche cosa a loro favore. Che cosa? Quello che tu vorresti venisse fatto a te. Se tu sei per strada, cadi, non ce la fai a rialzarti, cosa vorresti che gli altri facciano a te? Che vengano lì e ti diano una mano. Fallo anche tu, verso i tuoi nemici. Capite che non ci pone Gesù di fronte ad una scelta tragica, quella di provare affetto, di instaurare dialogo, no, ma quella di fare. Il fare è un scegliere. Quando io faccio, questo fare è preceduto da un scelgo. Posso fare A, posso fare B. Faccio una scelta. E quindi noi possiamo così sintetizzare l'amore verso i nemici come scegliere per fede di fare all'altro secondo le sue necessità. Tenete presente che le sei antitesi sono sei antitesi, chiamiamole per esasperazione, sono dei paradossi. Abbiamo detto prima, bisogna stare attenti nel capire le parole di Gesù alla luce delle azioni e le azioni alla luce delle parole. Quando Gesù verrà schiaffeggiato, certamente non mostra l'altra guancia. E quindi queste affermazioni non vanno prese alla lettera. Capiamo il messaggio, ma guai se traduciamo queste realtà che vengono proposte con il criterio del paradosso, se le traduciamo in testimonianza diretta
senza mediazione. Gesù mostra che cosa significano questi paradossi quando chiede al soldato: dove ho sbagliato, me lo devi dire. E se non hai sbagliato, mi dovresti spiegare perché mi allungo il ceffone. In questo caso noi notiamo che Gesù cerca la verità, da qualunque parte si trovi. Allora la reazione o il rapporto verso coloro che ci sono nemici deve essere guidato da questo criterio, dalla ricerca del vero. Ti criticano, sì, cosa c'è di vero? Perché può darsi che abbiano anche ragione. Queste persone sono a disagio, hanno dei bisogni, sì, qual è la verità? La verità è la loro vita, è il reale. Tu devi dare incontro a questo. Quando dunque Gesù ci dà questi paradossi, e questi paradossi che vengono detti in questa maniera, vengono vissuti da lui in quest'altra maniera, le due cose vanno lette insieme, e quindi noi comprendiamo che la ricerca del vero nella vita è la guida dell'amore cristiano. E questo alle volte può portare a dire no, l'elemosina non te la do, perché tu sei un teatrante delle elemosine, non sei bisognoso. E costa fatica. Costa fatica perché devi essere pulito mentalmente, devi avere chiaro questo concetto. Fare questo amore verso il prossimo e soprattutto verso il nemico. Ma fate del bene, non fatevi prendere in giro. Mancano 5 minuti, forse riusciamo a finire anche il nostro progetto. Siamo al versetto 36. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Questo brano può sembrare una specie di enigma, ma diventa chiarissimo quando voi tenete presente che qui avete i verbi al attivo, non giudicate, e al passivo, non sarete giudicati. Voi ormai dovreste essere edotti circa il passivo teologico. Quindi non giudicate, non sarete giudicati da Dio. Non condannate e non sarete condannati da Dio, perdonate e sarete perdonati da Dio, date e vi sarà dato da Dio. Con la misura con la quale misurate sarà misurato da Dio a voi in cambio. È inutile, quello che adesso diciamo è solo ampliamento di questa affermazione. Il testo, se voi notate, è suddiviso in due momenti. Siamo alla linea 85, avete il principio: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questa affermazione in Matteo diventa terrificante. Siate perfetti. Il testo greco dice sarete perfetti. È un invito a percorrere una strada, come anche qui. Non è un obbligo, è una scelta. Tu incominci. Su 10 occasioni al giorno di essere misericordioso,
sei una volta sola, capito? Fra qualche tempo imparerai a maturare e su 10 volte sarai 2 volte misericordioso, poi 3, poi 4, abbi pazienza. C'è un percorso da fare, sarete. Che cos'è che può sostenere in questo percorso? La consapevolezza di come tu ti comporti con gli altri, Dio si comporta con te. È una fatica, però è anche una motivazione forte. Non ci riuscirai sempre, non riuscirai con tutti, pazienza. Ma tieni presente questo dato, questa è la motivazione forte per intraprendere questa strada e percorrerla. Ora, cerchiamo di capire che cosa vuol dire misericordioso nel testo di Luca. Ora, se noi cerchiamo nell'Antico Testamento, Luca è molto legato al testo dei 70, al testo greco dei 70, che vuol dire che conosceva molto bene questo testo greco dell'Antico Testamento. Se noi andiamo al testo greco, noi troviamo la stessa parola. Linea 88 dice: voi dovete essere oiktirmones, e Dio è oiktirmon. Riuscite a decifrarlo? Questa parola la troviamo nel libro dell'Esodo. Sulla sinistra avete la traduzione italiana che deriva dal testo ebraico, sulla destra il testo greco. Se notate, il testo greco non fa la ripetizione dell'ebraico. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso. No, il testo greco mette Kyrios una volta sola e ci sia contenta. Ma quello che è importante è che fa equivalere misericordioso a eleemo, pietoso. Eleemo, pietoso, significa capace di perdonare, capace di capire, capace di compatire, e via di questo passo. Lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Nel Siracide, invece, la stessa parola è accompagnata da una spiegazione. Perché clemente e misericordioso è il Signore. E se voi notate, in greco ci sono i due vocaboli che trovate nel libro dell'Esodo. Oiktirmon e eleemon. Però poi spiega. Perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Quando tu devi amare i nemici? Quando sono nella fatica, cioè nella tribolazione. Come li ami? Facendo. Grazie. Complimenti a voi. Ci vediamo fra un mese. Buona domenica.